L'angoscia è cambiato nel tempo, diciamo che ci sono stati anni in cui mi ha invaso totalmente e momenti in cui mi sembrava incontenibile sono quelli che poi mi hanno portato a fare l'analisi e psicoterapia. E poi invece man mano è come senza addomesticarla, però è diventata una bestia che ho frequentato e quindi mi sono un po' familiarizzata. La mia poesia è cambiata, nel senso che prima l'angoscia la sbordava e la invadeva tutta e scrivevo quasi in modo sotto dettatura. E poi invece man mano ho imparato a contenerla e interrogarla, è come se certe volte rispondo alle domande della mia dolore, più che angoscia, mi piace adesso chiamarlo, o anche alle domande che mi pone il dolore degli altri.